Benvenuti su Fisio Social. Oggi sono molto felice perché abbiamo un super ospite che è Andrea Giuliodori. Benvenuto Andrea. Grazie mille, sono molto felice di essere qui insieme a voi, ragazzi. Andrea è il fondatore del blog Efficacemente ed è un esperto di crescita personale. Infatti oggi andremo a unire il tema della crescita personale con quello della fisioterapia e della medicina, un po' più in generale. Perché appunto il riuscire a diventare più forti fisicamente e mentalmente ci può aiutare a stare meglio dal punto di vista fisico, stare più in salute e anche avere meno dolori e riuscire, quando vengono i dolori, anche a guarire prima. Ok? Quindi Andrea, ti invito a fare una breve presentazione se ti va e invito anche tutti quelli che ci stanno seguendo ad andare a vedere il canale YouTube di Andrea perché è molto interessante, ci sono molti spunti sulla crescita personale in generale. Grazie mille. Mi chiamo Andrea Giuliodori, ormai diciamo, ho deciso di dedicarmi a questa attività legata alla crescita personale, quindi al miglioramento personale, come lavorare sulla nostra mente per raggiungere i nostri obiettivi più ambiziosi. Ormai è un lavoro che faccio, una passione che ho da 20 anni. Io in realtà nasco come ingegnere, ho lavorato qui a Milano a lungo in una società di consulenza, sono diventato manager, quindi in una vita passata facevo tutt'altro. Avevo questa passione, questo hobby per la crescita personale, cioè trovare strategie che ci permettessero di migliorare delle abitudini. Poi immagino ne parleremo nel corso di questa chiacchierata, le abitudini, le altre tecniche utili per creare quella trasformazione che desideriamo nella nostra vita. Questo hobby all'inizio è nato come blog, quindi su www.efficacemente.com ci sono più di 600 articoli legati alla crescita personale. Oggi siamo presenti un po' su tutte le piattaforme, anche qua su YouTube, sul canale appunto di Efficacemente. E questa mia passione pian piano si è trasformata in un vero e proprio lavoro. Oggi Efficacemente è un'azienda di formazione a tutti gli effetti, siamo una decina di persone, siamo tra Londra, l'Italia e Malta e appunto il nostro obiettivo è quello di aiutare le persone a realizzare i loro obiettivi più ambiziosi. E oggi immagino che parleremo un po' anche di questo. Esatto. Infatti uno degli obiettivi più ambiziosi dei nostri pazienti è che la riabilitazione, se dovessimo disegnare un grafico, non è una linea retta di 45 gradi, io inizio oggi e poi vado sempre dritto, sempre in miglioramento, tutto va sempre bene. Ci possono essere degli alti e bassi, ma il grafico è il tipico grafico esponenziale, quindi parte, non vedo nulla, non vedo nulla, non vedo nulla, non vedo nulla e poi boom, vedo subito un sacco di miglioramenti e risultati, che appunto è il grafico esponenziale, ma che mi fa passare per una fase che si chiama la valle della disperazione. Sì, C'è sì. nel libro di Atomic Habits, praticamente. Ah, ma l'è stato ripreso anche da. Non me lo ricordavo. Mi Gibbs, che ha detto sembra questo. di averlo ripreso da lì. Praticamente tu hai un grafico che appunto va, non è lineare, cioè quindi qualsiasi processo di miglioramento, Zero. tra cui la riabilitazione, ti fa male la spalla, ti fa male la schiena. Non è che arrivi qua o da qualsiasi altro professionista e tu nell'arco di tot giorni parti, c'è cioè un grafico sempre in salita a 45 gradi, no? Parti, non vedi nulla, non vedi nulla, non vedi nulla, non vedi nulla e poi vai su. E quindi è quello che dicevi tu sul fatto che ci può essere un periodo per cui tu non vedi nessun tipo di miglioramento e dici: ma sto facendo le cose sbagliate, il fisioterapista non è bravo, sono io che non faccio gli esercizi, la mia spalla non guarisce. E quindi su questa cosa qua, cosa si può dire? Nel senso, come si può girare intorno a questo Sì. Guarda, problema per, insomma, poter andare avanti nel percorso? ne parlo spesso con i lettori di Efficacemente e noi come esseri umani siamo abituati a ragionare in maniera lineare, ok? Proprio che si tratti di calcoli matematici, che si tratti di previsioni per il futuro, abbiamo un tipo di ragionamento lineare. Però tutto nell'universo ha un andamento di tipo esponenziale e noi con il ragionamento esponenziale proprio non riusciamo a fare i conti. Per quanto riguarda l'esempio che facevi, è esattamente così. Esiste un periodo, questo riguarda non solo i fenomeni sociali, umani, ma riguarda anche i fenomeni naturali. Leggevo stamattina della notizia brutta, purtroppo, del terremoto che c'è stato a Perugia. Fortunatamente non c'è stato nessun tipo di problema. Però anche i terremoti, anche un fenomeno naturale come i terremoti, ha un periodo di accumulazione e poi all'improvviso, boom. Esplodono, esplode il terremoto. Ecco, questo è un esempio negativo, ma ce ne sono tanti anche positivi. La nascita di un fiore, c'è un periodo di accumulazione e poi sboccia immediatamente quel fiore. Lo stesso vale per noi. Ci deve essere un periodo in cui si accumulano le energie, in cui accumuliamo tutta una serie di azioni, le azioni corrette e poi i risultati sbocciano. Questo è garantito o no?
qual è il vero problema che sottolineavi anche tu? Il problema è che stiamo facendo le azioni corrette oppure stiamo facendo le azioni sbagliate. Per capire se queste azioni sono corrette o meno, punto primo, bisogna affidarsi a degli esperti nel momento in cui vogliamo ottenere un qualsiasi tipo di risultato, perché l'esperto riconosciuto, l'esperto bravo, competente, ha la capacità di darti quella sicurezza se stai facendo le azioni corrette. Il secondo punto è avere dei check-in, li chiamo, ovvero dei momenti, di solito questo periodo, secondo me, un periodo ragionevole per capire se stiamo sulla strada giusta oppure no, sono 3 mesi. Quindi se tu ti impegni al 100%, dai tutto quello che devi dare, fai le azioni corrette e le fai per 3 mesi, dopo 3 mesi hai 0 risultati, ok, allora c'è qualcosa che sta... Per collegarsi a questo, indovina perché stiamo sorridendo. Anche noi, quando facciamo dei percorsi personalizzati con i nostri pazienti, il tempo che ci diamo è proprio quello di 90 giorni, perché sappiamo che dopo le prime 4-5 settimane si vedono i primi risultati significativi, però per essere sicuri di dare un percorso alla persona che porti poi un risultato che si possa apprezzare davvero, ci vogliono 90 giorni. Dopo 90 giorni si riesce a capire se abbiamo centrato l'obiettivo oppure se si è sbagliato qualcosa. Sì. No, semplicemente se la cosa, come dicevamo prima, niente è garantito purtroppo in questo mondo, quindi tu fai un percorso, segui, puoi fare tutte le azioni giuste, ma ci sono delle situazioni per cui effettivamente più di un tot non puoi raggiungere. Però hai almeno hai fatto un percorso che è giusto. E sul fatto, ad esempio, delle cose da evitare nell'ambito della fisioterapia, noi diciamo sempre che prima di sapere quale esercizio fare per la spalla, quale esercizio fare per la schiena, quale terapia fare, devi sapere le cose da evitare. Perché se no rischi che magari passi 3 mesi facendo la cosa sbagliata, dici, ma i 3 mesi sono passati, allora questa cosa non guarisce, quindi la spalla non si mette a posto. Non è che non si mette a posto, ma semplicemente in quei 3 mesi purtroppo hai seguito un percorso sbagliato, che spesso non è colpa del paziente, ma purtroppo magari diciamo del percorso che è stato stabilito. C'è, tra l'altro, mi ricollego proprio a questo punto, perché c'è una citazione, penso sia di Nassim Taleb, l'autore del Ciglio Nero, no? Lui dice: invece di cercare di essere intelligente, cerca di non essere stupido, ovvero cerca di evitare gli errori invece di cercare la strategia magica, la soluzione magica, l'esercizio magico. Cerca di non fare gli errori più banali, perché già evitando quelli puoi ottenere l'80% del risultato. Guarda Andrea, io stamattina sono venuto qua in metropolitana e nel venire qua mi sono guardato un po' intorno e vedevo che la maggior parte delle persone erano incollate allo smartphone, no? Per dire che al giorno d'oggi siamo pieni di tentazioni che ci possono indurre in errori che magari in un altro tempo sarebbero stati un po' più difficili da fare. Quindi avevo visto, a proposito, un tuo talk molto bello, il TED, mi sembra. Sì, il TEDx, quello che ho fatto sulle tecniche di difesa personale. Bellissimo, perché l'ho fatto vedere a tutta la mia famiglia. in cui appunto parlare di quanto anche i social questi strumenti un po' nuovi possono distrarci da quelli che sono i nostri obiettivi. Certo. E quindi quello che hai visto tu in questo, quello di cui hai parlato in questo talk, ce lo potresti un po' riproporre rispetto appunto anche ai nostri seguaci, le persone che seguono i nostri esercizi? Perché spesso vediamo che nel proporre un programma di esercizi, quello che succede è che uno fa gli esercizi per 2-3 settimane, un attimo si distrae, e quindi noi vogliamo cercare di riuscire a rendere il più profittevole possibile quello che è il nostro insegnamento rispetto al percorso che proponiamo, andando ad evitare tutte queste distrazioni che possono essere i social network o possono essere altre distrazioni nella vita. Ma guarda, secondo me qui ci ricolleghiamo anche al tema che facevamo del periodo di 90 giorni e della crescita esponenziale, ovvero che i risultati arrivano nel momento in cui abbiamo accumulato un tot di azioni per un periodo sufficientemente lungo. Quello che accade è che social, in generale le distrazioni digitali, ci hanno abituato ad abbassare il nostro livello di attenzione. Vogliamo tutto subito, siamo abituati a premere un pulsante e a ricevere una consegna da
un corriere oppure dal fattorino di turno, quindi siamo stati veramente abituati a questa gratificazione immediata, che secondo me è la grande trappola della società moderna, questa idea che posso ottenere immediatamente un certo tipo di gratificazione, e quella gratificazione immediata va a solleticare il mio sistema dopaminergico, quindi della dopamina, e questo crea una dipendenza. E nel momento in cui siamo così dipendenti dalle gratificazioni immediate, non abbiamo più la pazienza, non abbiamo più il focus, non abbiamo più la forza di volontà per portare avanti dei cambiamenti che invece richiedono del tempo e che in quel periodo, diciamo, desertico, come l'abbiamo definito, la valle della disperazione, non abbiamo nessun tipo di feedback. Siamo ormai talmente abituati a avere il feedback immediato, il like, il video di 15 secondi TikTok che ci fa divertire e così via, che non siamo più abituati a fare un qualcosa per 2, 3, 4 settimane, magari 3 mesi, per aspettare un risultato. Come possiamo, diciamo, rispondere, come possiamo cambiare rispetto a questa cosa? Beh, una delle cose che ho notato funzionare molto bene, anche per quanto riguarda i miei lettori, i corsisti, ad esempio abbiamo questo percorso che si chiama 365 un anno epico, che è proprio organizzato in anni di 12 settimane invece che 12 mesi, proprio quel periodo dei 3 mesi che dicevamo. Una cosa molto importante è definire un obiettivo chiaro, quindi avere una direzione chiara, qual è la mia aspettativa, dove voglio arrivare, avere molto chiara la direzione verso cui voglio andare. Una volta definita questa direzione, che la nostra terminologia chiamiamo mantra, perché deve essere quasi un'ossessione, qualcosa che ci ripetiamo a livello mentale con una certa frequenza, una volta definita con chiarezza questo obiettivo, dobbiamo poi concentrarci sull'output quotidiano, sull'azione quotidiana, ed innamorarci del processo. Solo nel momento in cui ci innamoriamo del processo quotidiano, quindi quello che posso consigliare a voi e naturalmente ai vostri pazienti è cercare di capire come potete introdurre degli elementi piacevoli in questi esercizi di fisioterapia. Potrebbero, una cosa che funziona molto bene nella formazione delle abitudini è collegare una nuova abitudine ad un'abitudine piacevole che già facciamo. Quindi fare ad esempio l'esercizio di fisioterapia mentre ascoltiamo un podcast che ci interessa, mentre ascoltiamo un'intervista su YouTube che ci interessa, fare determinati esercizi in un ambiente che ci piace particolarmente, quindi una palestra che troviamo particolarmente piacevole e così via. Ecco, innamorarsi del processo ed applicare tutta una serie di strategie che ci permettano di innamorarci di quel processo potrebbe essere un consiglio efficace. Questo infatti una delle cose che facciamo spesso, cerchiamo di parlare alle persone, di educare, questo c'è anche, diciamo, tonnellate di evidenza scientifica che prima di dare l'esercizio magico, che poi non esiste, perché appunto ogni percorso purtroppo qualcosa di magico per avere dei cambiamenti duraturi nel tempo e che ti facciano, se hai dolore alla schiena, soffri da 6 anni, purtroppo è difficile che ci sia qualcosa di magico che ti tiri fuori da questa situazione. E io prendo sempre spesso l'esempio del percorso, diciamo, dallo psicologo. Sì. Nessuna persona va dallo psicologo e gli dice: ho la depressione, in qualche settimana me la fai passare, oppure soffro di ansia da 10 anni o problemi simili. Comunque non puoi partire da una cosa del genere e credere che in poco tempo, certo, ci sia. C'è un percorso lungo, devi lavorare su te stesso, devi fare tante azioni, devi cambiare tante abitudini. Lo stesso vale per le problematiche croniche. Mi fa male la spalla da 6 anni, da un anno, anche da 2 anni. Vuol dire che quel problema è anche, diciamo, radicato nelle mie abitudini, nella mia quotidianità, fa parte di quello che io faccio, mi impedisce di fare determinate cose. Ogni volta che io cerco di fare qualcosa con la mia spalla mi parte questo dolore, che quindi mi influenza anche il mio stato mentale in generale. Motivo per cui noi consigliamo gli esercizi di respirazione, esercizi di meditazione, cercare di comprendere bene quali sono le problematiche che non mi permettono effettivamente magari di fare dei passi avanti. A quel punto lì dici: vedi che per risolvere questo problema della spalla devi fare un lavoro a 360 gradi. Perché? Perché se tu pensi solo devo farmi passare questo dolore alla spalla ma dimentichi tutto il resto, sarà molto più difficile. Ciao. E certe volte purtroppo le problematiche non possono essere risolte, e una bellissima frase che avevo letto un po' di tempo fa diceva che se il dolore non diventa più piccolo, tu devi cercare di diventare più grande. E questa cosa qua come si fa? Cosa vuol dire tradotta, insomma, in parole semplici? Che se il mio dolore non passa, io non posso aspettare, perché questo è il dubbio più grande delle persone: ma mi fa male la spalla, siamo all'esempio della spalla ormai, e mi fa male la spalla,
devo aspettare che mi passi il dolore per fare gli esercizi. No, perché in una fase acuta, se mi sono fatto male l'altro ieri, ci sta che io faccia una fase di riposo e poi dopodiché vado avanti con il mio percorso, quello che è. Ma nel momento in cui il problema persiste da un po' di tempo, il processo è il contrario. Io prima inizio a fare degli esercizi, mi rimetto in moto e man mano c'è un grafico al contrario, cioè più faccio esercizi più il dolore scende. Ed è proprio questa la cosa che... Prendo appunti perché mi fa male la spalla. Quindi praticamente se ti fa male da un po' di tempo, aspettare che passi il dolore per poi fare qualcosa non è una soluzione. Cioè. Quindi le persone poi entrano in un circolo vizioso che è devastante, perché mi fa male, smetto di andare in palestra, smetto di fare determinate attività, evito di fare questo, evito di fare quell'altro e mi ritrovo ad aver ridotto tantissimo quella che è la capacità della mia spalla e anche la mia capacità di fare del movimento. Quello che io devo fare invece è ingrandire il più possibile questa cosa, e anche se il dolore non è passato, a parità di dolore lo sentirai molto meno. Questo è molto interessante, che tra l'altro si ricollega ad un'abitudine, no? Di cui ho parlato proprio nel canale YouTube di Efficacemente, il tema delle docce fredde, no? E ho fatto questo test, le ho portate avanti per ormai 500 giorni, anche stamattina. Filati? Sì. 500 giorni di filate di docce fredde, ogni mattina mi infilo sotto e mi faccio quei 2 minuti di acqua gelata. Anche stamattina ero in questo Airbnb qui a Milano, dove sono ospite, e mi sono fatto la mia bella doccia fredda. E una delle lezioni che ho appreso dopo 500 giorni di docce fredde è che non diventa mai più facile. Nel momento in cui tu giri quella manopola sull'acqua gelata, non è che hai tutto questo entusiasmo dopo 500 giorni, che bello, non vedo l'ora di metterla sull'acqua gelata. Non diventa mai più facile, però sei tu che diventi più forte. E penso che questo sia ricordato. Assolutamente. Quindi insegnare questa cosa, è che noi cerchiamo di insegnarlo con i nostri video YouTube, ai nostri pazienti che arrivano in studio, a chi prende i nostri video corsi, tutte le persone, diciamo in tutte le possibili sezioni c'è qualche nostro contenuto che cerca di spiegare questo concetto al meglio delle nostre capacità. Cioè non devi solo pensare che ci sia un qualche trattamento particolare che senza nessun tipo di tuo intervento tu possa risolvere un problema. Questa cosa purtroppo nell'ambito della fisioterapia, della medicina, dove la pastiglia, dove la medicina, dove la cosa che tu prendi e fai il lavoro per te, basta guardare le pubblicità, ti dicono soffri di problemi di stomaco, il cibo ti dà fastidio, prendi questo farmaco così puoi mangiare il cibo che vuoi. Allora tu dici no, il problema non è quello, tu così non stai risolvendo un bel nulla, mi fa male la spalla da tempo. Prendo degli antidolorifici, sì, ma non ho risolto il problema. Sto mascherando il problema. Tra l'altro, Andrea, devi sapere che anche io e anche Klaus so che spesso facciamo le docce fredde, quindi le persone che stanno guardando questo video diranno siamo capitati un video di pazzi che si fanno la doccia fredda. Gliel'ho proposto ieri ad una paziente che mi ricordo era qua, e ho detto ma hai mai sentito delle docce fredde? Mi sento proprio così, e mi fa no mai. Assolutamente, ma mi stai scherzando? No, io quando esco dalla doccia per il caldo che uso esco a chiazze. Allora, quindi fa la doccia fredda assolutamente fuori discussione. Mi fa guarda, finora ti ho ascoltato, ho fatto gli esercizi, ho fatto la meditazione, sono andato a correre, non esageriamo. Ho preso 10 minuti di sole tutti i giorni e sono migliorata, sono contenta. Fa la doccia fredda, ci penso un attimo. È una cosa verso la quale c'è molta resistenza. Sì, l'ho notato, sì, soprattutto da parte delle donne, che naturalmente hanno anche un approccio rispetto al freddo che è diverso, e soprattutto lo noto qui in Italia. Però se ti dovesse capitare di consigliarlo nuovamente, farlo magari nel periodo estivo, perché sono più ricettivi nel periodo estivo. Ed inverno dici che non sono molto d'accordo. No, non funziona. Comunque questo discorso, quello che facevi prima, Klaus, riguardo al dover fare un percorso di miglioramento, è anche un po' il motivo per cui abbiamo invitato oggi Andrea, perché quello che hanno in comune un po' la medicina e nella fattispecie la fisioterapia con la crescita personale è che il vero risultato, sia dal punto di vista fisioterapico che dal punto di vista del miglioramento personale, si ottiene alla fine facendo un percorso, quindi riuscendo a fare un qualcosa, magari riuscendo anche ad intraprendere delle abitudini che poi ti possono dare un miglioramento progressivo a lungo termine, perché spesso ci sono delle scorciatoie che poi non portano veramente ad un qualcosa di tangibile, almeno nel nostro campo. Ma guarda, mi fai sorridere, perché una cosa che ho notato, che tra l'altro è una tendenza di tantissime persone, no? Ci sono persone che per tantissimi anni ricercano continuamente la scorciatoia, questa ricerca continua della scorciatoia, se
10 anni prima avessero semplicemente deciso no, faccio una cosa che so essere corretta, che richiede del tempo, probabilmente dopo 10 anni sarebbero ad una, in una posizione che sarebbe 10.000 volte migliore rispetto a quella che hanno raggiunto cercando per 10 anni la famosa scorciatoia. Esatto. Quindi è una tendenza che noto tantissimo, tutti che cercano continuamente questa scorciatoia e fanno questo andamento a zig zag, no? Vedono, cercano la scorciatoia, magari ottengono un minimissimo risultato, poi naturalmente quella scorciatoia, esatto, si caricano, poi quella scorciatoia non va da nessuna parte, ritornano alla situazione di prima, nuova scorciatoia, ritornano alla situazione di prima, nuova scorciatoia e non vanno a nessuna parte in questa fascia di mediocrità, come la chiamo. Se al contrario tu inizi a lavorare sulle cose giuste, semplici, difficili, perché comunque richiedono della fatica, però le porti avanti continuamente, poi ottieni quel risultato esponenziale di cui parlavamo. Quindi sì, è assolutamente qualcosa che penso che i nostri... E su questo è esatto, l'abitudine migliore che noi possiamo cercare di insegnare a tutti i nostri pazienti, ma alle persone in generale, non solo pazienti che soffrono di un problema, ma chiunque, è l'esercizio fisico in generale. È un po' come il discorso dell'albero, che appunto il momento migliore per piantare un albero era 20 anni fa, il secondo momento migliore era ieri e l'altro momento è oggi, quindi non è una questione di... o un problema, o un dolore o qualcosa. Infatti, ripeto, noi molto spesso facciamo dei video, degli esercizi in cui cerchiamo di far vedere anche a chi soffre di un problema che magari dice ma nella mia condizione cosa posso fare? Faccio fatica, se mi fa male 3/4 del mio corpo non è che posso fare granché di attività. C'è sempre qualcosa che si può fare, c'è sempre qualcosa che si può trovare nei limiti della propria situazione, che sicuramente anche quel poco appunto misurato nell'arco di un anno, 2 anni, 3 anni portando avanti quella cosa ti porterà dei risultati che se pensi a 5 anni o 10 anni dici cavolo, se avessi iniziato 10 anni fa a fare anche solo un quarto d'ora di esercizi al giorno di sicuro sarebbe un'altra situazione. Questa cosa lo si vede con le persone che l'hanno fatto. Ma guarda, questo penso che sia legato proprio alla nostra evoluzione. Mi definisco un appassionato e un divulgatore di crescita personale, però uno dei modelli mentali che più apprezzo, l'ho sempre approfondito, è quello dell'evoluzione, quindi la teoria dell'evoluzionismo, la biologia evoluzionistica e così via. E naturalmente noi come esseri umani siamo stati abituati, soprattutto nel periodo in cui vivevamo per esempio nella savana, nelle grotte e così via, a ricercare il risultato immediato, perché oggi lo so che è vivo e sopravvivo, domani chissà. Quindi non siamo abituati a ragionare nel lungo termine, non siamo abituati a dire ok, faccio questo investimento perché fra 5 anni, 10 anni sarò in una posizione molto migliore. Cerco sempre il risultato immediato, quello che adesso mi dà piacere, quello che adesso mi dà una soluzione. Però se abbiamo sviluppato la corteccia prefrontale che ci permette di fare programmazione sul lungo termine, un motivo c'è. Quindi se vogliamo continuare anche ad evolvere come esseri umani, crescere, fare quel percorso di crescita personale, dovremmo cercare di investire un pochettino di più su ciò che ci porta ai risultati nel lungo termine. Ok, bene. Allora, per riassumere un attimino il tutto, quindi in termini di miglioramento delle proprie abitudini, la cosa da fare, il primo consiglio che Andrea ci ha dato è fare gli esercizi, seguire la nuova abitudine che vuoi creare, qualsiasi essa sia, sia la doccia fredda o l'altro, abbinarla ad un'attività piacevole, che già fai e che è piacevole, che ti risulta in qualche modo piacevole. Un altro consiglio per le abitudini, quello che so io, è avere sempre lo stesso momento, lo stesso orario, che è una cosa che secondo te non si cerca. Questo secondo me è molto importante ed è un messaggio che può aiutare molte persone. Creare prima il contenitore e poi concentrarsi sul contenuto. Ad esempio, devo fare degli esercizi di fisioterapia. È bene che dedichi ogni giorno alla stessa ora del tempo per fare anche una minima parte di questi esercizi, ma che lo faccia in maniera continuativa per 3-4 settimane, quindi dopo circa 21 giorni, 30 giorni si riesce ad impostare una prima abitudine. Quindi è importante creare quel contenitore, anche fosse, io di solito parlo con i miei lettori o chi mi segue su efficacemente di azione minima. Ci sono dei giorni in cui ci svegliamo stanchi, siamo super incasinati, abbiamo un sacco di cose da fare e naturalmente fare 30 minuti, 40 minuti di esercizi di fisioterapia non ci abbiamo voglia. E in quei casi è molto importante, e ve lo consiglio anche per i vostri pazienti, di definire un piano minimo. Ok, fai almeno questa cosa che duri 5 minuti. Questo ci consente... Famoso 20-80. Sì, esatto.
Questo ci consente di creare quel contenitore, di rendere questo contenitore all'interno del quale svolgere l'abitudine costante all'interno della nostra giornata. E una volta che ho creato questo contenitore, posso lavorare sulla quantità, quindi arrivare a quei 30-40 minuti di esercizi. Se invece parto subito, come molte persone fanno ad esempio a gennaio con i buoni propositi, bam! Domani un'ora di corsa! Un'ora di corsa non è sostenibile quella cosa nel lungo termine. Cosa succede? Lo fai per 2 o 3 settimane, poi arriva il raffreddore, arriva l'impegno di lavoro, qualcosa. Salti la prima volta, una volta che salti quella prima volta, la probabilità che tu riprenda quell'abitudine è molto bassa e quindi se ne va. Quella possibilità. Andrea, ci sono ancora un paio di abitudini, sì. In realtà ce ne sarebbero un sacco, però un paio di abitudini delle quali secondo me è importante parlare in termini di riuscire ad aumentare la salute della persona. Sì. Una di cui ho visto che hai parlato anche tu recentemente è stata quella di esporsi al sole la mattina. Sì. Ti va di spiegarci quelli che sono a tuo parere i benefici, quello che hai studiato rispetto a questa cosa? Allora, innanzitutto mi fa sorridere perché ogni volta che parli di esposizione solare, magari è capitato anche a voi, ogni volta che parlo di esposizione solare le persone fanno sì, ma io vivo a Milano, è sempre grigio, oppure ma io la mattina vado a lavorare presto, è buio. Allora, innanzitutto c'è una risposta ad entrambe queste obiezioni. La prima risposta è che la luce che filtra anche da un tempo nuvoloso, la luce del sole che filtra anche da un tempo nuvoloso, è molto più potente della luce che possiamo ricevere all'interno di una stanza o comunque stando al chiuso. Quindi è nuvoloso, va benissimo lo stesso. Magari dobbiamo esporci semplicemente, invece che 5 minuti, 10 minuti, dobbiamo esporci per una mezz'oretta. L'altra obiezione che mi fanno è ma quando mi sveglio io d'inverno è buio. Non importa, se ti svegli ed è buio, innanzitutto cerca di accendere quante più luci artificiali possibile, che questo riattiva già il nostro ciclo circadiano, e poi nel momento in cui esce il sole, alle 8, alle 7 e mezza, ti esporrai quando esce il sole. Guardi, il modo si trova, sì, esatto, sembra una cosa impossibile, sì. Però io dico anche, non so, in pausa pranzo, quando esci, certo, devi fare il tragitto per andare a mangiare alla solita trattoria, al bar o anche alla mensa dell'ufficio, quello che è, quei 5-10 minuti, sì, che fai, o ti puoi prendere magari quando finisci di mangiare invece di stare al bar, prendi il caffè, lo bevi fuori, sì, cioè chi vuole comunque un modo, modo lo trova. Sì. Noi viviamo a Milano, quindi sappiamo, sì, benissimo che, esatto, insomma, il sole non è granché. Secondo me si lamentano eccessivamente perché comunque un po' di stamattina ad esempio c'era il sole, se si può prendere volentieri. Sì, tra l'altro non vorrei dar per scontato quali sono i benefici. L'esposizione solare ha questa capacità di resettare proprio i nostri cicli interni, il nostro orologio interno. Quindi nel momento in cui soprattutto al mattino, nella prima mezz'ora dal risveglio, e ripeto, se quella prima mezz'ora è buio lo possiamo far dopo, in quella prima mezz'ora dal risveglio, se ci esponiamo per una decina di minuti, che sia ad esempio attraverso una passeggiata, all'aria aperta, magari facendo poi anche degli esercizi fisici, questa ha la capacità proprio di, è come fosse un reset dei nostri orologi interni, quindi abbiamo molta più energia durante il giorno, ma soprattutto poi riposiamo meglio durante la notte. Quindi è questa l'importanza dell'esposizione solare. Esatto, detta così sembra una cosa miracolosa ed effettivamente lo è, cioè nel senso che lì è questione dell'evoluzione, non siamo nati, non siamo, diciamo, l'essere umano non è fatto per stare in un ufficio con le luci a LED chiuso, ma per passare tante ore all'aperto, motivo per cui il nostro orologio interno, diciamo, nelle grandi città è un po' sballato, il sonno non è granché riposante, e anche quando dormi magari le 8 ore la mattina spesso stanco, ti senti stanco, così è uno dei questionari che noi facciamo ai nostri pazienti, le domande sono quante volte ti alzi la mattina che sei più stanco della sera prima, fai fatica a dormire, che punteggio dai alla qualità del sonno? Cose che c'entrano direttamente non solo con il benessere generale, ma con il benessere dei nostri muscoli. E di conseguenza, se soffro di un qualsiasi problema muscolo-scheletrico e ho una qualità del sonno molto ridotta, posso fare gli esercizi, mi daranno una mano, ma se poi, come dicevo prima, questo non lo metto in ambito di miglioramento a 360 gradi del mio stile di vita, otterrò dei risultati inferiori. E il problema oggi è che queste cose purtroppo non vengono viste abbastanza, a nostro parere, nell'ambito appunto della riabilitazione o della medicina in generale. Ti dirò di più, è anche una questione banalmente di energia. Se siamo continuamente stanchi, io ai miei lettori posso dire di far
qualsiasi trasformazione, qualsiasi rivoluzione di vita, ma quando sei stanco, quando non dormi abbastanza, quando non hai abbastanza energie, non c'è voglia di fare quei cambiamenti. Avere energie è fondamentale, l'energia, il concetto proprio di spinta, la motivazione stessa, la carica emotiva positiva che possiamo avere è molto legata alla nostra energia fisica. Se noi quell'energia fisica non siamo in grado di coltivarla, di curarla e di proteggerla, poi hai voglia a cercare di fare cambiamenti. Non puoi lavorare troppo sulla forza di volontà. Non puoi lavorare troppo sul tema del sì, la disciplina, perché sono degli elementi importantissimi, di cui parlo molto anche con i miei lettori, ma sono limitati. È come se fosse, non so, la spinta delle macchine, per esempio le macchine modificate, hanno quella spinta immediata, però dura poco. Esatto. Un'altra cosa di cui mi sarebbe piaciuto parlare è anche la meditazione, quanto può influire sul nostro benessere. Chiaro. Guarda, sul tema della meditazione negli ultimi anni soprattutto sembra quasi diventata la panacea di tutti i mali, no? Ma guarda, sono un po' stessa domenica, ho dei pensieri, penso sempre, medita, ha un problema alla spalla, medita. Ecco, quindi sul tema io sono assolutamente a favore della meditazione, perché fatta bene la meditazione ha quella capacità di ricollegarci al momento presente, ha quella capacità anche di prendere maggior consapevolezza di certi nostri meccanismi mentali, di certe nostre trappole mentali, quindi ci aiuta tantissimo, perché come suggerivate anche prima, molto il lavoro anche nell'ambito fisioterapico è che spesso le persone sentono quel tipo di dolore, quindi non riescono a fare l'attività. Grazie alla meditazione possiamo avere un rapporto diverso con il dolore, perché una cosa è il dolore fisico, una cosa è la sofferenza mentale. Quindi da questo punto di vista la meditazione, determinate tipologie di meditazione possono aiutarci sicuramente ad avere una visione più oggettiva, per distaccare determinati pensieri o anche trappole mentali. Personalmente io sono 15 anni circa che medito, però nel corso del tempo ho provato diverse forme di meditazione e quello che ho appreso, per quanto mi riguarda, è una mia esperienza personale, perché non voglio generalizzarla, però quello che ho appreso per quanto mi riguarda è che ciò che conta davvero è avere dei momenti di vuoto nelle proprie giornate. Quindi non necessariamente devi fare quella pratica meditativa o quell'altra pratica meditativa. Se riesci a creare dei momenti anche di 10-15 minuti di vuoto, in cui semplicemente non sei esposto a delle notifiche, non sei esposto a all'overstimolazione, che sia di social o altre cose, ti prendi quei 10-15 minuti semplicemente di silenzio, ti puoi sedere, fai abbassare i giri della tua macchina, quello già è molto importante. Se poi ci sono delle persone che magari vogliono fare un tipo di meditazione, che sia la mindfulness, meditazione trascendentale, per esempio una di quelle che ho provato, che mi hanno dato maggiori risultati, o anche degli esercizi di respirazione. Quindi magari c'è chi ha una percezione della meditazione come roba new age, esatto, roba new spirituale, ok, fai degli esercizi di respirazione. Ciò che conta davvero è quel momento di vuoto nelle nostre. Questo è quello che noi diciamo, che appunto, come stavi dicendo giustamente, che molte persone credono che sia una cosa new age, una cosa particolare, ed effettivamente sì, non è la panacea di tutti i mali, però noi da esseri umani dobbiamo comunque essere in grado di potersi fermare, sì, abbassare i giri, fermarsi un attimo, fare questa cosa. Uno degli esercizi che noi insegniamo più spesso è, io insegno a contare i respiri, nel senso, certo, la cosa più banale di questo mondo che puoi fare è semplicemente conti 1 all'espirazione, 2 all'espirazione, vai fino a 10, riparti da capo, fai una cosa di questo tipo. E molto spesso chi non è abituato a fare questa cosa si perde, non arriva, dice, ah no, ma non sono arrivato a 10. Certo che non sei arrivato a 10, perché il tuo cervello parte, così come il mio, così come il cervello di tutti noi. E l'obiettivo della meditazione non è quello di, appunto, di illuminarsi, ma semplicemente di avere più controllo sul proprio cervello, cosa che può migliorare l'attenzione, ti rendi conto di dove sta andando il tuo cervello, altrimenti in una situazione normale il tuo cervello va a 1000 e non sai neanche dove sta andando, e ti ritrovi ad avere delle sensazioni, uno stato di benessere che magari non riconosci, dici come mai? Beh certo, perché il 90% dei pensieri che hai sono tutti negativi, non ti rendi conto di averli, e quello però ti influenza il tuo stato di benessere. E qui poi c'è un bel collegamento da fare con il nostro lavoro, perché appunto il dolore è un'idea del cervello rispetto a una situazione, quindi se una persona è sempre stressata, sempre tesa, sempre preoccupata per qualcosa,
è più probabile che percepisca come un dolore, un sintomo come più intenso. Questa cosa io la dico spesso. Invece, se una persona invece riesce a rimanere più tranquilla utilizzando strumenti come questo, come la meditazione, riesce anche a controllare un po' di più quella che è la percezione del dolore, quindi uno stesso stimolo verrà percepito come meno intenso. Io avevo mio nonno che aveva un'artrosi molto forte al ginocchio, però lui era una persona che riusciva a mantenere una forte calma, e quindi quell'artrosi lì non la faceva mai pesare a nessuno, riusciva a tollerarla molto bene. Poi su questa cosa mi insegnate voi, nel momento in cui io ho una reazione emotiva nei confronti di un dolore, tendo magari ad irrigidire certi muscoli e questo mi crea un maggior dolore. Sì, 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 esatto. E poi io mi rendo conto che qua tutti i giorni per i nostri pazienti, che le persone delle volte dicono ho male, non se hanno davvero un dolore muscolo-scheletrico, ma se hanno magari una situazione di malessere generale anche un po' dal punto di vista mentale. Certo. E quindi poi bisogna essere bravi, dobbiamo essere bravi a riuscire ad educare le persone sull'importanza di questa cosa, che appunto non è la panacea di tutti i mali, però, no, però aiuta ad avere una certa idea del proprio corpo. E sì, penso che soprattutto crei quel momento di pausa di cui abbiamo tantissimo bisogno, di cui ci siamo dimenticati, perché nel momento in cui l'acqua è calma diventa trasparente. Se invece l'acqua è sempre agitata come i nostri pensieri, quell'acqua è sempre fangosa, sempre non si riescono a vedere le cose. Quando invece ci fermiamo un attimo, l'acqua diventa trasparente e riusciamo ad avere maggior consapevolezza di come stiamo e dove siamo arrivati. Sì, sì, questo aiuta, ad esempio, come dice Francesco, giustamente, nella percezione del dolore. Non è che non ho più il dolore, questa cosa non vuol dire che il dolore me lo sono inventato perché facendo questo esercizio adesso è diminuita, non è una cosa finta. Ma semplicemente il dolore è molto legato al nostro sistema nervoso. Quando mi fa male il ginocchio o la spalla, il problema può essere il ginocchio, ma il dolore che io sento è dal sistema nervoso che me lo dà. Non è, il ginocchio non ha la capacità non ha un suo cervello a parte. Il ginocchio manda questi impulsi nervosi al sistema nervoso e gli dice: guarda che qua c'è qualcosa che non va. Ma molto spesso lo stimolo che arriva non è lineare, cioè il fatto di avere tanto dolore molto spesso non è direttamente legato al fatto di avere un danno molto importante. E ci sono due casi molto particolari in letteratura che si chiamano The Stories of Two Nails, quindi le storie dei due chiodi, tra cui uno, un operaio che salta da un ponteggio e praticamente atterra con la scarpa che gli trapassa il piede, lo prendono, lo portano in pronto soccorso, morfina, di tutto e di più, tagliano via la scarpa dopo che l'hanno sedato con la morfina e vedono che il chiodo non ha toccato nulla, è passato tra le due dita, solo che questo aveva un dolore assurdo e pazzesco. Questo ci fa capire che spesso il dolore è effettivamente un'opinione del cervello. Io aver visto la scarpa con il chiodo che ci è passato in mezzo è una cosa che mi fa sentire un sacco di dolore. Al contrario, c'è un'altra storia di questo ragazzo che per sbaglio si è sparato con lo sparachiodi un chiodo dentro il naso, ma siccome quello spara talmente veloce non si è neanche reso conto della cosa. Praticamente dal naso questo è arrivato a qualche centimetro dalla corteccia del cervello. Questo prende, va a casa tranquillo, aveva mal di denti per qualche giorno, va dal dentista, ma i denti non hanno nulla, fa una radiografia e potete andare a cercare, c'è la radiografia con un chiodo che da qua arriva qua. Pazzesco. Questo ti fa capire che il fatto che lui non si è reso conto di essersi trovato in questa situazione, il suo sistema nervoso non ha percepito nulla di pericoloso, ha detto qua non è successo nulla, non è successo un bel niente. E questo chi ha fatto magari degli incidenti in macchina o è stato in situazioni magari per cui ha dovuto reagire molto in fretta, poi lo dicono tutti, chi ha fatto un incidente di qualsiasi tipo i dolori li senti il giorno dopo. Certo. In quel momento lì puoi aver sbattuto la testa, le spalle, la schiena, quello che vuoi, magari hai anche un osso rotto, in quel momento non te ne rendi conto, prendi, esci, corri, chiami l'ambulanza, cioè fai tutte queste cose qua senza rendertene conto. Questo ci fa capire che appunto quando l'acqua non è trasparente, non è calma, non abbiamo chiara l'idea di quanto quel dolore effettivamente sia importante, motivo per cui se vogliamo risolverlo e migliorarlo dobbiamo calmare l'acqua e vedere la cosa come la realtà dei fatti. Poi appunto se c'è un professionista che ti aiuta a comprendere meglio il dolore, a dirti se effettivamente sei il tendine, quanto influenza il tendine, se è, appunto è la qualità del sonno o il tuo livello di stress o di rigidità muscolare, si capiscono queste cose e si costruisce un percorso che effettivamente ti aiuta a risolvere il problema. Tra l'altro su questo tema mi permetto di aggiungere una delle lezioni secondo me più importanti nel mio percorso di crescita personale, ovvero il fatto che esista uno spazio tra l'evento e la tua reazione.
e questo spazio è dove noi abbiamo il vero controllo. Nella nostra vita purtroppo subiamo degli eventi su cui non abbiamo il pieno controllo, però la reazione rispetto a quegli eventi, quindi il dolore nel caso della fisioterapia, ma nell'ambito della nostra vita possono essere reazioni legate ad eventi traumatici di qualsiasi tipo, ecco, quella reazione che molte persone hanno di tipo automatico in realtà la possiamo controllare. E riuscire ad imparare ad avere reazioni diverse rispetto agli stessi eventi e alla vera crescita ci dà un potere incredibile. Quindi Andrea, per dare un consiglio finale alle persone che ci seguono, quanto pensi che le abitudini e quindi riuscire ad introdurre questi piccoli cambiamenti nella nostra vita possano fare la differenza su un percorso di miglioramento riabilitativo oppure di un miglioramento di crescita personale? Cioè, quanto effettivamente le abitudini possono fare questa differenza? Le abitudini, a mio avviso, sono lo strumento fondamentale per i cambiamenti, però sono sempre uno strumento. Secondo me una cosa molto interessante che è emersa da questa chiacchierata, di cui vi ringrazio, è che la nostra percezione, il nostro atteggiamento mentale, il modo in cui affrontiamo un percorso anche di riabilitazione o di trasformazione in generale è importantissimo. Una cosa su cui ho cambiato recentemente idea negli ultimi anni riguarda proprio questo aspetto. L'abitudine è lo strumento, il mezzo che ci permette di realizzare la trasformazione. Ma prima ancora di impostare quella trasformazione, di creare quella trasformazione tramite questo mezzo, tramite l'abitudine, ho bisogno di un cambio di atteggiamento mentale, ho bisogno di un cambio proprio di identità, di personalità. Quindi un consiglio, ad esempio, che possiamo dare a chi ci sta seguendo, è che se volete trasformare, se c'è qualcosa che vi crea sofferenza, che sia da un punto di vista fisico, quindi legato all'aspetto di riabilitazione, ma anche una sofferenza di tipo mentale, una sofferenza legata magari a una situazione lavorativa o di un altro tipo, dovete prima cercare di capire come potete cambiare a livello di identità, come potete identificarvi in una nuova persona che ha un tipo di vita, una qualità di vita migliore. E una volta che avrete fatto questo salto, che può avvenire anche in un istante, magari facendo un'esperienza, magari vedendo una persona che ci ispira particolarmente, che la vediamo particolarmente tranquilla di fronte ad eventi traumatici, o anche facendo delle esperienze, dei viaggi, nel momento in cui facciamo questo salto di qualità a livello di personalità, a livello di identità, poi di conseguenza possiamo creare anche quelle abitudini. Quindi quando venite in questo studio, magari entrate con l'idea che naturalmente ci sono degli specialisti che vi vogliono aiutare, che vi vogliono aiutare a realizzare questa trasformazione, ma voi per primi dovete fare quel salto di qualità, dire ok, mi voglio liberare di questo dolore e seguirò determinate abitudini che sono il mezzo per ottenere questo dolore. Esatto, questa è una cosa che dico spesso ai miei pazienti, vi dico: nel momento in cui sei venuto di tua spontanea volontà in questo studio, hai fatto una scelta, hai preso un appuntamento, hai pagato dei soldi e sei venuto qui, vuol dire che dentro di te c'è una parte che vuole effettivamente intraprendere un percorso di cambiamento, che vuole lavorare sul proprio benessere, che non cerca la pillola magica, ma che in qualche modo, inconsciamente, non so perché, sai che è così, anche perché solitamente quando vengono qua sanno che noi non facciamo terapie, diciamo, miracolose, nel senso, ci sono in ambito nostro purtroppo ci sono varie terapie passive che dicono sì, aiutano la guarigione e tutto, però è sempre qualcosa che non porta ad un risultato a lungo termine. Quindi nel momento in cui vieni qua o acquisti il nostro videocorso, fai una consulenza con noi, sai benissimo che non ci sarà nulla di miracoloso, quindi inconsciamente sai già che il percorso che devi fare è quello, ti serve solo un attimo di, appunto, di identificarti con quella persona e di riuscire a costruire gradualmente per poter ottenere dei risultati, e effettivamente seguendo percorsi attivi si ottengono dei risultati molto molto migliori, soprattutto duraturi nel tempo, perché si costruiscono delle abitudini, e persone che magari hanno seguito, hanno fatto un nostro percorso anni fa, quando le rivediamo, quando ci risentiamo, dicono sì, io continuo a fare quegli esercizi, ed è una delle nostre soddisfazioni più grandi. Sì, perché hanno fatto quella trasformazione a livello mentale e poi quelle abitudini sono rimaste, sono ancorate a quella nuova personalità che hanno. Bello. Bene, quindi Andrea, grazie di cuore per essere venuto e del tuo prezioso contributo al nostro canale, e vi salutiamo e ci vediamo nel prossimo video. Alla prossima!